Signore e signori, buonasera e benvenuti a questa edizione 46esima del Palio in onore del patrono di Lucca, San Paolino. Un'edizione particolare perché si svolge in un periodo di pandemia, quindi con la piazza, Piazzale Rigoni, da dove ci troviamo, che non è aperta al pubblico come è sempre avvenuto in passato per le manifestazioni storiche, sia il Palio della Balestra sia le altre manifestazioni come quella di ieri sera della Vigilia, dove ci sono state anche le estrazioni dell'ordine di tiro. Fra poco vedremo arrivare, mancano pochi minuti, tutto il corteggio storico che è formato dai figuranti, i balestrieri, i musici, gli sbandieratori dei balestrieri della Compagnia Balestrieri di Lucca, pratica i vari gruppi che partecipano anche come balestrieri, quindi l'Associazione Contrade di San Paolino, che tireranno anche loro, e poi dell'Associazione Sant'Anna in Piaggia con gli sbandieratori e i musici, la Contrada di Sant'Anna, che è un altro gruppo storico di Lucca. Complessivamente sono 53 i tiratori, i balestrieri, di cui 45 sono gli uomini, 8 le donne, e dai due pancacci che poi tireranno nell'unico corniolo che attualmente non è ancora stato posizionato, lo sarà fra poco quando inizierà appunto la vera e propria sfida. Cosa dire? È un anno particolare, abbiamo fino all'ultimo avuto dubbi sullo svolgimento. Quella di Lucca è praticamente la prima manifestazione storica che si svolge da quando ci sono queste regole di limitazione proprio legate alla pandemia, e la partecipazione chiaramente in qualche modo è stata così necessario ridurla veramente ai minimi termini, sia per quanto riguarda il corteggio storico, quindi non ci sono tutte le componenti, sia per quanto riguarda anche le esibizioni. In particolare vedremo che parte degli sbandieratori, sicuramente quelli della Compagnia Balestrieri, ho visto già ieri sera, non fanno il tradizionale scambio delle bandiere proprio per limitare in maniera molto, molto rigida eventuali contagi. È chiaro che la mancanza del pubblico, ovvero del poco pubblico che si ferma ai margini dell'area dove si svolge il palio, chiaramente rappresenta un limite, tanto che insomma è stato più di una volta valutato se era opportuno o meno andare avanti sulla tradizione. Però la tradizione di Lucca, anche rispetto al passato, anche rispetto alla grande festa che è quella di Santa Croce, è stata sempre quella di cercare di svolgere la manifestazione. Abbiamo delle vicende storiche chiaramente che hanno attraversato varie epidemie di peste in passato remoto, ma anche epidemie di febbre gialla come quella del 1804, epidemie che hanno portato sostanzialmente a valutare anche le grandi feste, tipo appunto la processione della Luminara di Santa Croce, se farla o se farla in tempi sfalsati. Qualche volta è stata rinviata o anche raramente annullata proprio a causa della peste. Allora, l'ordine di tiro che è stato estratto ieri sera vede complessivamente, come dicevo prima, 53 balestrieri, sono 8 del terziere di San Paolino della Compagnia dei Balestrieri, 12 del terziere di San Martino della Compagnia dei Balestrieri, 8 del terziere di San Salvatore della Compagnia dei Balestrieri, 25 dell'Associazione Contrade di San Paolino. Questo per quanto riguarda i balestrieri che andranno a sfidarsi dai due pancacci. Ci sono poi gli sbandieratori e i musici della Compagnia dei Balestrieri, delle Contrade di San Paolino e di Sant'Anna in Piaggia, che offriranno una loro esibizione sia all'inizio, quando arriveranno subito all'ingresso qui nel piazzale, sia poi a metà, dopo la serie dei tiri, ci saranno altre esibizioni. Il tutto anche per vedere lo svolgimento, vedrà la partecipazione anche dei responsabili di queste associazioni che avremo ospiti qui a fianco. Vorrei ricordare una figura importante che lo scorso anno apriva l'ingresso, sia il corteggio sia l'ingresso ovviamente nel campo. Lo scorso anno eravamo in piazza San Martino e il maestro di campo
Saverio Frega, che purtroppo ci ha lasciato recentemente, lasciando chiaramente un grande vuoto nella Compagnia dei Balestrieri, dove aveva un ruolo non soltanto di figurante, ma di responsabile, di referente e anche nel consiglio direttivo. Come già lo scorso anno, per il pubblico, anche se è limitato appunto da queste norme, ma un po' di persone ci sono già sulle mura e ai margini della strada, quindi proprio alle transenne che delimitano il piazzale Arrigoni. Facciamo una breve introduzione per gli eventuali turisti che ci sono in lingua inglese. Andrea. Ladies and gentlemen, welcome to the 46th edition of the Palio of the Crossbow in Lucca, as always celebrated on the 12th day of July. This Palio is in honor of San Paolino, the patron of our town. Because of social distancing rules linked to the coronavirus pandemic, the Palio takes place in Piazzale Arrigoni, just behind the Cathedral of San Martino. For ages, the historical curtain that you're about to see entered the square preceded by a maître de camp, Mr. Saverio Frega, who's recently passed away. In a few minutes, all the members of the parade will get into the square, and after reading the announcement, Mr. Oscar Bianchini, who belongs to San Martino District, given that he won the competition last year, will be the first one to pull the crossbow. 5 years ago, Madame Simona Ceccarini, belonging to San Paolino District, was the one and only woman to win this palio. During today's competition, 8 women out of 53 crossbowmen will try to emulate her. Who shoots the first arrow has an advantage, as the target, called brocca or corniolo, is completely empty. But as the competition goes on, it gets harder and harder to hit the target and avoid tearing it apart, as the speed of these arrows can reach 250 kilometers per hour. Furthermore, these arrows weigh approximately 100 grams and they receive a push of 4 or 5 quintals. The target is put at a distance of 36 meters from the wooden platform called pancaccio, upon which the crossbowmen aim and ignite. Actually, there are two of these pancacci, one on the left and one on the right, and each turn, each crossbowman shoots the arrow according to the mining order that was prepared last night. The winner in his or her district will receive the so-called cencio made by Rebecca Franceschini. Another coveted award is a silver medal, which will be held by the winner and his district until next year. As we said, the crossbowman who will compete for the so-tough title of the King of Street will be 53, divided into 3 districts of San Paolino, San Martino, and San Salvatore. Along the exhibition of the crossbowmen, the night will be gladdened by musicians and flag bearers of Compagnia Balestrieri Lucca and of Associazione Contrada di San Paolino, as well as Associazione Sbandieratori e Musici Sant'Anna in Piaggia. Enjoy yourselves while staring at this spectacular event. Bene, allora andiamo a curiosare qualcosa relativamente alla balestra, che è l'arma che rappresenta il cuore di questo palio lucchese. La balestra, che è un'arma che ha migliaia di anni di storia, era diffusa in Europa e in Asia. I cinesi la usarono migliaia di anni fa, dimostrando di essere già allora in grado di effettuare fusioni in serie di bronzo per i meccanismi di sgancio basati sull'uso di leve e di piani inclinati di geniale semplicità. I romani, guardando alla celebre colonna traiana, utilizzarono la balestra in guerra sia nel modello portatile utilizzabile dal singolo soldato, sia nei modelli di varia grandezza facenti parte delle artiglierie. Reperti di balestre primitive sono stati trovati tra i ghiacci del nord Europa e varie fonti rappresentano balestre arabe. Una grande diffusione per uso militare di tale arma nel corso del Medioevo e del primo Rinascimento si ebbe nel centro-nord Italia, ma con massicce presenze nel resto d'Europa continentale. In ogni caso, in qualsiasi luogo e tempo, la balestra ha mantenuto intatte le caratteristiche principali di costruzione e di funzionamento: un teniere di legno, su un'estremità del quale è fissato un arco corto e potente, un meccanismo di sgancio della corda di lancio che varia a seconda delle epoche e delle tecnologie disponibili. In Italia la tradizione balestriera si lega alle libertà comunali, dunque alla nascita dei vari stati cittadini dell'Italia centro-settentrionale, libertà conquistate e difese a colpi di balestra dalle milizie comunali oppure mercenarie pagate dai comuni. La balestra come arma individuale da fanteria specializzata modificò la società dell'epoca. Un semplice fante armato di balestra metteva la parola fine alla vita del cavaliere. Documenti originali ci indicano vita e armamento dei balestrieri. A ciò si aggiungono vari musei italiani dove si trovano balestre individuali da imbraccio con caricamento a martinetto, ad arganello, a leva, a piede di capra. Lucca, città
antica con tradizioni ben documentate sull'uso della balestra, vanta il primo regolamento di tiro comparso in assoluto in Europa, dunque nel mondo allora conosciuto. Regolamento che risale al 26 giugno 1443 e si chiama Ordo Pro Balistari. È il primo di una serie di regolamenti emessi dal Consiglio degli Anziani della città per invogliare i cittadini lucchesi all'acquisto e al tiro con la balestra tramite la partecipazione a gare e a premi. Tale regolamento indicava la distanza di tiro, che era di 120 passi lucchesi, ovvero circa 89 metri. Il luogo della sfida prevalentemente era il cortile del Palazzo Pubblico, oggi cortile degli Svizzeri, e le date di svolgimento, che erano il 1° di maggio e il 1° di settembre. Veniva installata una ruota, nel centro della quale era individuato un piccolo cerchio chiamato la brocca. La vedremo anche più tardi questa ruota e quindi la brocca. Ogni concorrente doveva imbroccare tirando una sola volta e usando una freccia sulla quale doveva essere scritto il proprio nome. Esercizi di tiro si svolgevano in tutto il territorio della Repubblica di Lucca con bandi dei vicari che indicavano date, modalità dei tiri, luoghi, premi e multe per gli assenti. Le balestre medievali utilizzavano frecce di lunghezza variabile tra i 37 e i 40 cm con peso variabile. Gli impennaggi potevano essere tre, dei quali due orizzontali simmetrici e uno verticale utilizzato per la mira. Per gli impennaggi si utilizzavano scarti di carta pecora o lamelle fini di legno. Nella Basilica di San Paolino di Lucca si trova il dipinto L'Incoronazione della Vergine del pittore Gian Battista di Biagio, in cui è rappresentata una verretta di balestra con asta cilindrica della seconda metà del 1400. La notizia più antica circa la presenza della balestra a Lucca risale alla guerra contro Pisa dell'anno 1169. Lucca, vedendosi in pericolo e ritenendo di non poter sopportare oltre gli attacchi pisani, valendosi di precedenti trattati, chiese aiuto a Genova, la città ligure, inviò un certo quantitativo di balestrieri al fine di dare maggior potenza difensiva alla città. Sul gioco della balestra a Lucca si ricorda l'esistenza di un premio istituito da Castruccio Castracani per quei giovani che si fossero esercitati nel tirare d'arco e di balestra. In un bando del 13 novembre 1314 si vietava a chiunque di saettare per esercitare la mira verso i candelli grandi posti all'esterno della chiesa di San Martino in occasione della festa di Santa Croce. La balestra come arma micidiale fu oggetto anche di una bolla papale nel concilio del 1139 che ne proibiva l'uso nei combattimenti fra cristiani. L'arco della balestra ha ganci che consentono la costruzione della corda addosso all'arco stesso con l'ausilio di uno strumento che mantiene l'arco piegato in modo da lasciarlo precaricato una volta terminata la corda. Oggi molti fanno spesso uso di filati sintetici, scelta logica vista la breve durata delle corde in filato naturale, sottoposte a shock elevatissimi con archi della potenza di oltre 1200 libbre. La rottura di una corda durante il caricamento o lo sgancio investe il campo della sicurezza, anche quella personale del balestriere. Oggi l'uso delle attività rievocative di armi e attrezzi può prescindere da un'esatta interpretazione e riproposizione della storia, soprattutto se le necessità tecniche o di sicurezza lo richiedono, oppure se è consolidata una tradizione di folklore che ha fatto entrare atteggiamenti e attrezzature nel sentimento di identità di un paese o di una città. Poi vedremo più tardi i dettagli delle balestre, dei particolari, delle frecce e anche del corniolo. Intanto sentiamo in sottofondo, credo che la regia possa riuscire a vedere anche forse l'arrivo al lato della piazza, del piazzale Arrigoni, del corteggio storico. Allora, direi di accogliere appunto l'ingresso in piazzale Arrigoni del corteggio storico. Qui accanto a me c'è Massimo Baldocchi, che è uno dei dirigenti storici della Compagnia Balestrieri, ma anche esperto di storia e autore di molte pubblicazioni che riguardano l'uso della balestra a Lucca. Baldocchi, le novità di quest'anno cosa si può dire? Allora, buonasera a tutti. Quest'anno è, come ha giustamente già spiegato Paolo, è un'annata particolare, per cui paghiamo un po' tutti questo maledetto virus che ci ha limitato nelle manifestazioni e ci ha impedito di svolgere tantissime cose. Il 2020 doveva essere un anno eccezionale per la Compagnia Balestrieri Lucca, perché proprio in questo anno festeggiamo i 50 anni dalla fondazione. Infatti la Compagnia Balestrieri Lucca è nata nel 1970 proprio per riproporre
l'antico palio della Balestra è nata per promuovere il turismo e appunto cercare di far rivalutare tutte quelle che erano le tradizioni storiche proprie della nostra città. Ora, stasera abbiamo questo palio che sta per iniziare, vedrà la partecipazione di tutti i gruppi storici lucchesi, a cominciare dalla Compagnia Balestrieri, appunto, che è il più antico, seguirà l'Associazione Contrade San Paolino, il gruppo sbandieratori e musici della Contrada di Sant'Anna, e anche se non sfilano, sono comunque presenti nella manifestazione il gruppo storico dell'Istorica Lucense, che oggi pomeriggio ha già fatto sparare le sue cannonate dal baluardo di San Donato, proprio per ricordare l'antica tradizione cittadina di sparare colpi di cannone in occasione delle festività cittadine. Siamo in attesa, diciamo, dell'ingresso in campo, e cercherò quindi di spiegarvi un po' quelle che sono le figure. Allora, il corteggio storico della Compagnia Balestrieri nasce dall'idea di riproporre quelli che erano anticamente le figure del governo della città di Lucca. Quindi in tutti questi anni la nostra associazione ha cercato di realizzare dei costumi puramente storici, basati tutti su documentazione specifica, proprio per riprodurre quelle che erano le antiche figure. Cioè, noi facciamo riferimento per la realizzazione del nostro corteggio a alcuni documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Lucca, dove vengono citate e descritte tutti i cortei che vengano svolti in occasione delle principali festività. Allora, grazie a Massimo Valdocchi, che magari ritroveremo più tardi anche con altri ospiti, sì, e anche perché si avvicina il momento dell'ingresso in piazza. Vediamo già da alcune immagini la testa del corteggio storico con la Compagnia dei Balestrieri, che è la prima a entrare in piazza. Seguirà le Contrade di San Paolino e l'Associazione dei Sbandieratori e Musici Sant'Anna in Piaggia. Poi avremo occasione di presentare singolarmente queste realtà storiche, ospitando qui a fianco i responsabili, i referenti, ed ecco i tamburi che annunciano l'ingresso in piazza degli sbandieratori e musici della Compagnia Balestrieri di Lucca. Rispettando con grande cura anche le disposizioni in materia di prevenzione contro il contagio da SARS-CoV-2, i figuranti, i balestrieri, indossano la mascherina. Avremo anche occasione più tardi di vedere che negli scambi di bandiere non ci sarà il passaggio della bandiera da uno sbandieratore all'altro, proprio per limitare teoricamente il contagio, che appunto sappiamo essere possibile nello scambio attraverso le mani. L'ingresso proprio sul campo, con le luci colorate che colgono in maniera suggestiva. Ormai siamo sostanzialmente in zona tramonto. I
musici e gli sbandieratori della compagnia Balestrieri fanno il giro del campo e poi si vanno a schierare nei posti che sono stati assegnati. Che vediamo è la parte dei figuranti che raggiungono il tavolo degli anziani. Ci sono anche un gruppo di arcieri della compagnia dei Balestrieri. Completato lo schieramento, era il momento dei Balestrieri, della compagnia dei Balestrieri, divisi per terziere, vengono accompagnati in campo dal maestro di campo, all'ingresso dei Balestrieri, della compagnia Balestrieri, che appunto sono divisi per terzieri, andranno al tiro, come dicevo, 8 Balestrieri del terziere di San Paolino, 12 del terziere di San Martino, 8 del terziere di San Salvatore, quindi in totale sono 28 i Balestrieri della compagnia dei Balestrieri, 25, li vedremo fra poco, quelli dell'associazione Contrade di San Paolino. I Balestrieri della compagnia, ovviamente con i terzieri, hanno un diverso colore della divisa. Anche i Balestrieri stanno raggiungendo la posizione loro assegnata, anche per posare le balestre, che poi andranno a caricare tra poco. Al momento del secondo gruppo abbiamo completato lo schieramento di compagnia dei Balestrieri, quindi sono gli sbandieratori e musici Città di Lucca, associazione Sant'Anna in Piaggia. Io poi inviterei anche la responsabile Rossella Simoncelli, se mi vuole raggiungere qui accanto, così ci presentiamo, tanto sentiamo i tamburi degli sbandieratori e musici. Ci sentiamo appena finito i tamburi, perché penso ora... Non si sente niente. Esatto.
allora ecco entrare proprio nel campo il gruppo degli sbandieratori e busi Città di Lucca, gruppo che da molti anni porta alto l'onore di Lucca in manifestazioni in tutta Italia e anche all'estero, con molti successi ottenuti nei vari campionati della bandiera, con figure anche molto belle sia di singoli che di squadre, ma avremo modo dopo di vedere alcune di queste esibizioni. Rossella Simoncelli, qualche notizia sul gruppo? Dunque, il nostro gruppo ha festeggiato lo scorso anno i 25 anni di attività e da 20 anni quest'anno festeggia la permanenza nella Lega Italiana Sbandieratori, dove, come dicevi poco fa tu, ha avuto un sacco di successi e è attualmente il gruppo più titolato come miglior compagnia d'Italia, con 6 titoli conseguiti nell'arco di questi 20 anni e ha il palmarès nelle categorie di coppia e di piccola squadra. Oltre all'attività appunto agonistica, fanno soprattutto attività di rievocazione storica sia nella nostra città che in città italiane e all'estero. Vantano presenze addirittura negli Emirati Arabi, in Arabia Saudita, negli Stati Uniti d'America, come rappresentanti ufficiali della nostra nazione, invitati dalle autorità consolari e dagli ambasciatori. Siamo stati negli Stati Uniti d'America, proprio ospiti del console italiano, e negli Emirati Arabi eravamo la rappresentanza ufficiale italiana in occasione dei 40 anni dell'Unione degli Emirati Arabi. Difatti abbiamo fatto un giro di tutti gli Emirati, abbiamo portato la tradizione della nostra città in questi stati, e quindi una grande soddisfazione per noi, ma penso anche per la città. E proprio per questo motivo l'amministrazione all'epoca ci ha dato l'onore di riconoscerci come ambasciatori della città di Lucca fuori appunto dalle mura cittadine. Ne parliamo più tardi, sta per entrare l'ultimo gruppo, sono l'associazione Contrade San Paolino, vedo che sono già schierati pronti all'ingresso e nella piazza, sempre sì. Viene qua il presidente Paolo Gianni che ci accompagna nell'ingresso, tanto sentiamo i tamburi, lasciamoli un pochino sentire, poi fra poco per non coprire con la voce, tanto ci coprono loro, quando c'è i tamburi vincono loro. Ecco l'ingresso proprio al centro del campo, della piazza, del gruppo dei musici dell'associazione Contrade San Paolino, seguito dai balestrieri. Sono 25 i balestrieri al tiro dell'associazione Contrade di San Paolino. Il presidente Paolo Gianni, cosa ci dici di nuovo di questo palio particolare, perché per la prima volta a porte chiuse con questa paura anche della pandemia, insomma. Allora, quest'anno è stato, speriamo di no, che non si complica così, è partito in maniera molto travagliata questo palio, siamo stati in riunione con l'amministrazione, con l'ufficio cultura, con gli esponenti delle compagnie balestrieri, del sbandiere di Sant'Anna, per cercare di organizzare al meglio nei tempi molto stretti che c'erano, e abbiamo dato tutta la massima disponibilità all'amministrazione che ci ha supportato alla grande, questo devo dirlo a nome di tutti. E ieri sembrava che ci fosse un nuvolone nero, ma nero nero, e poi ieri sera abbiamo avuto la notizia ufficiale dall'architetto Marchi, il dirigente comunale, che la nuvola era passata, il che stasera ci permette di confrontarci con gli amici della compagnia balestrieri e che vinca il migliore. Allora, anche te sei fra i tiratori, quindi vinca il migliore e ci sentiamo più tardi. Okay. Allora, andiamo a finire lo schieramento, ci sarà subito il momento del
delle esibizioni, vedremo i musici e sbandieratori di Città di Lucca, di Sant'Anna, vedremo i musici e sbandieratori della Compagnia Balestrieri e poi insieme tutti e tre i gruppi in questo primo esibizione. E questi sono gli sbandieratori e musici Città di Lucca dell'Associazione Sant'Anna in Piaggia. Sbandieratori e musici Città di Lucca.
musici e sbandieratori della Compagnia Balestrieri di Lucca. Anche per loro un saluto con la squadra degli sbandieratori. Si potrebbe dire esibizione degli sbandieratori ai tempi del Covid. Avete visto che gli sbandieratori della Compagnia Balestrieri non hanno fatto scambio di bandiere, una decisione sofferta, ma una forma di rispetto anche forse molto preciso per evitare appunto forme di contagio. Una scelta, dicevo, sofferta sicuramente. Ho seguito un po' in questi giorni tutti i gruppi e chiaramente questo è un limite rispetto a quello che siamo abituati a vedere, ma d'altra parte questa è un'edizione particolare dalla limitazione del pubblico a tutto il resto, quindi c'è anche questo aspetto della limitazione nello scambio delle bandiere. Allora, siamo alla parte finale in cui i tre gruppi, quindi sbandieratori e musici, Città di Lucca, Sant'Anna, sbandieratori e musici della Compagnia Balestrieri e i musici delle contrade di San Paolino, faranno un'esibizione corale tutti insieme come saluto alla piazza e poi andiamo a iniziare il vero e proprio palio.
quindi rientrano i gruppi, sbandieratori e musici, e ora al centro di piazzale Arrigoni arriveranno il capitano del popolo, gli ufficiali di custodia, il gonfaloniere di giustizia, scortati da armati e accompagnati dal rullo dei tamburi. Ecco che si avvicinano, poi sarà Messer, di dietro la parola a Messer Francesco Delli Cesari, ufficiale di custodia della Repubblica di Lucca. Prima di procedere alla lettura del bando, ricorrendo l'anno cinquantesimo della rinnovata tradizione dello tiro della balestra a Lucca, vogliamo ricordare tutti coloro che in questo lungo periodo di rinnovata tradizione ci hanno accompagnato ed hanno concluso la loro esperienza prima di noi. Tra questi, l'amico Saverio, che nella nostra storia recente ci ha guidato nell'ingresso in piazza. A loro il nostro pensiero ed il nostro ringraziamento. Vorremmo inoltre ricordare la grave pandemia che ha colpito anche la nostra città. Per coloro che sono mancati, un deferente pensiero. Ai loro familiari la nostra vicinanza. Ai molti che hanno operato per la salute delle genti, la nostra riconoscenza. Per tutti, la certezza che figli della nostra storia saremo determinati nel rendere ancora di più grande la nostra amata Lucca. Vi chiedo un momento di silenzio. Per parte et comandamento degli magnifici signori, signori anziani e messer lo gonfaloniere di giustizia della nobile e potente Repubblica di Lucca, oggi, die decimo secondo, dello mese settimo, dell'anno di nostro Signore Gesù Cristo, ventesimo duemillesimo, anno cinquantesimo della rinnovata tradizione dello tiro della balestra a Lucca, noi, Messer Francesco Delli Cesari, ufficiale di custodia della Repubblica, comandiamo che sia approntato nello prato dello Santo Martino uno campo atto affinché al far della sera si balestri con lealtà e rettitudine in fra i balistari della cittade e che siano premiate le quattro migliori verette per la gloria di Lucca e dello santo patrono nostro Paolino Martire. Sia lode a Santo Paolino. Uomini, al tiro! Letto il bando di sfida, riascoltato questo saluto, si sono accese le luci sui due pancacci, quello destro e quello sinistro, dove tra poco inizierà la sfida, il 46esimo palio in onore del patrono San Paolino, sfida che vede la partecipazione di 53 palestrieri, di cui 25 dell'Associazione Contrade San Paolino, 8 del terziere di San Paolino dell'Associazione dei Palestrieri, 12 del terziere di San Martino, 8 del terziere di San Salvatore, sempre della Compagnia dei Palestrieri,
Bene, e allora si posizionino i balestrieri del terziere campione di San Martino. Ricordiamo che lo scorso anno il palio fu vinto da Oscar Bianchini, appunto del terziere di San Martino. Si posizionino anche i balestrieri del terziere di San Paolino. Si posizionino i balestrieri del terziere di San Salvatore e si posizionino i balestrieri dell'associazione Contrade di San Paolino. E a questo punto ci prepariamo a iniziare la vera e propria gara di tiro. Dal pancaccio sinistro il primo a andare al tiro sarà Messer Alessandro degli De Servi, dal pancaccio destro Madonna Simona degli Di Marco. Le estrazioni sono state fatte ieri sera e hanno appunto stabilito l'ordine di tiro per i 53 balestrieri. Buonasera ai telespettatori, vedo sì le immagini che in questo momento, grazie. Allora, vedo che si stanno preparando, quindi c'è un momento ancora di carica. Volevo ricordare appunto la figura di Saverio Frega, che è stata ricordata anche poco fa, nel momento in cui l'ufficiale di custodia ha letto prima della lettura del vero e proprio bando. È una persona che ci ha lasciato da pochi mesi, aveva un ruolo molto importante proprio anche nella presenza in piazza al palio della balestra. Persona che ha fatto parte per moltissimi anni con ruoli dirigenti della compagnia dei balestrieri. Allora vedo che i balestrieri intanto si stanno avvicinando, devono caricare le balestre ovviamente. Ricordo che sono 8 le Madonne e 45 i Messeri, per un totale di 53 balestrieri che sono divisi 25 dell'Associazione Contrade di San Paolino, 8 del terziere di San Paolino della Compagnia dei Balestrieri, 12 del terziere di San Martino della Compagnia dei Balestrieri, altri 8 del terziere di San Salvatore della Compagnia dei Balestrieri, quindi in totale 28 della Compagnia dei Balestrieri. Ecco, posizionarsi sul pancaccio sinistro Messer Alessandro degli De Servi, sul pancaccio destro Madonna Simona degli Di Marco, è del terziere di San Paolino Messer Alessandro degli De Servi ed è dell'associazione Contrade di San Paolino Madonna Simona degli Di Marco. Vediamo il corniolo se può andare anche in onda, se eccolo, questa è la ruota che dicevo prima, al centro il corniolo, questa parte che viene fuori con tutta una serie di righe concentriche che portano alla parte centrale, quella nera, che ovviamente ha il punteggio maggiore. La parte centrale del corniolo è ancora libera, c'è soltanto una freccia molto, molto sul bordo. Si preparano al tiro sul pancaccio sinistro Messer Riccardo degli Martinelli, del terziere di San Martino, e sul pancaccio destro Messer Lorenzo degli Coppi, dell'Associazione Contrade di San Paolino. Ah sì, ovviamente, come dicevo prima, anche la parte del tiro prevede delle norme molto rigide, quindi viene disinfettato tutto il pancaccio proprio per evitare possibili contagi. L'abbiamo visto anche per la limitazione degli scambi delle bandiere e quindi andiamo
avanti con questa procedura, ovviamente nel rispetto di norme che sono state stabilite di comune accordo anche con l'amministrazione comunale e con gli organi sanitari, ovviamente. Figuranti e balestieri, come vedete, indossano la mascherina. Queste sono immagini che, come già quelle degli anni passati, passeranno alla storia, sicuramente resteranno tracce anche in rete, e quindi queste immagini con le mascherine daranno il senso, magari fra qualche anno, passata questa pandemia, ci auguriamo già il prossimo anno, di cosa è stato questo 2020. Ricordo che le balestre che vengono utilizzate oggi in tornei come questo hanno archi d'acciaio speciale che vanno da 3 ai 4 kg e sono in grado di garantire dai 4 ai 5 quintali di spinta, consentire quindi alla freccia, che ha un peso medio di 100 grammi, di conficcarsi alla distanza del corniolo, circa 36 metri, raggiungendo velocità vicine a 250 km l'ora. Di nuovo siamo alla fase l'igienizzazione dei due pancacci, intanto si preparano, dal pancaccio sinistro andrà al tiro Messer Samuele Lombardi dell'Associazione Contrada di San Paolino, dal pancaccio destro Messer Emanuele Delli Mattei di San Paolino della Compagnia dei Balestrieri. Un'altra berretta che è entrata nel corniolo, siamo alla quarta coppia che sta per andare al tiro dopo la fase che abbiamo già detto di
disinfezione dei due pancacci, si preparano quindi a tirare. Il ser Damiano degli Marchiò, terziere di San Paolino della Compagnia dei Balestieri, e dal pancaccio destro il ser Giovanni degli Barzanti dell'Associazione Contrado di San Paolino. Ricordo che in passato le frecce venivano realizzate con vari materiali, dal legno all'osso, venivano modellati con svariati criteri, sempre volte ad accrescere il potere devastante dell'arma. Frecce lunghe, corte, a sezione quadra, con puntali a sfioscia, a becco, a coppa. Le frecce devono essere realizzate in materiale naturale per conservare la loro caratteristica e sono talvolta dipinte con colori sgargianti per consentirne un facile riconoscimento anche da lontano. Sono dotate di un lungo puntale d'acciaio capace di conficcarsi per 3-4 cm anche nel legno più duro. Per garantire la stabilità di volo hanno ai lati due penne di tacchino. Il peso della freccia è legato alla potenza dell'arco. Più l'arco è potente, più è pesante la freccia, che può scagliare. Oggigiorno il peso medio, abbiamo detto, di una freccia da gara si aggira sui 100-120 grammi. Questa è la quarta coppia di balestieri di 27 che partecipano a questa 46esima edizione del Palio in onore di San Paolino. Andiamo alla quinta coppia, dal pancaccio sinistro al tiro messer Massimiliano degli Frediani, terziere di San Salvatore, dal pancaccio destro messer Francesco degli Bianchini, dell'Associazione Contrado di San Paolino. Fasi di preparazione, come si vede, sono ovviamente un po' rallentate rispetto a quelle tradizionali. Ecco. Ecco anche messer Francesco degli Bianchini. Posiziona la balestra sul pancaccio destro e quindi seguiamo questa quinta coppia di balestrieri.
capita anche questo, che rimbalza e torna a cadere. Questa è entrata nel giornale. Abbiamo intanto un balestriere dal pancaccio sinistro, messer Alberto Delli Collodi, il terziere di San Salvatore. La stazione ieri sera appunto ha posizionato in questo modo i balestrieri, quindi in questa sesta serie non ci sono due ma soltanto un balestriere. Messer Alberto Delli Collodi, terziere di San Salvatore della Compagnia dei Balestrieri. Ricordo che è stato il vincitore del Palio di San Paolino di due anni fa, nel 2018. Settima coppia al tiro. Abbiamo Messer Gianluca Delli Bartolucci, la selezione contraria di San Paolino dal pancaccio sinistro, e Messer Daniele Delli Bartolucci, il terziere di San Martino della Compagnia dei Balestrieri, dal pancaccio destro. Intanto ricordo che la corda delle balestre, che anticamente era fatta in filo quindi di cavallo, strettamente intrecciati, oggi è realizzata facendo uso di fibre naturali, quali la canapa, il cotone, il lino, opportunamente cerate e passate attraverso due appositi ganci posti agli estremi dell'arco, chiamati orecchie. La parte centrale della corda viene poi protetta da una particolare legatura al nylon che prende il nome di troncafili, che ha lo scopo di impedire l'usura dei capi dovuta allo sfregamento. Questo troncafili, un tempo realizzato in corda o in pelle, oggi è il materiale che garantisce una minor deperibilità e quindi una maggiore durata nel tempo. Anche questa torretta è entrata nel corniolo. Pure questa, e siamo pronti per l'ottava coppia. Avremo dal pancaccio sinistro Messer Stefano Delli Puccetti, l'associazione contraria di San Paolino, e dal pancaccio destro Madonna Diletta Delli Demi, l'associazione contraria di San Paolino. Thank you.
Intanto andiamo alla nuova coppia che vedrà il tiro dal pancaccio sinistro, Messer Lorenzo degli Vannucci, la selezione Contrade di San Paolino, e dal pancaccio destro Messer Dino degli Toccini, il terziere di San Salvatore della Compagnia dei Balestrieri. Qualche parola anche sulla divisione di Lucca, che non è sempre stata fatta in terzieri, una prima divisione che riguardava cinque regioni titolate alle porte delle mura urbane, che all'epoca erano quelle romane edificate dal console Domizio Calvino nel 230 a.C., quindi San Gervaso, San Pietro, San Donato e San Frediano. Si aggiungeva una quinta detta del borgo di San Frediano. In realtà, dopo la dominazione pisana e riottenuta la libertà, venne deciso di cambiare questa suddivisione, e nel febbraio del 1370 si decise di nominare un ufficio di 12 cittadini con lo scopo di studiare una nuova suddivisione interna della città di Lucca. Questa commissione stabilì che per tutelare la futura libertà della Repubblica occorreva garantire la concordia fra i cittadini, e ciò era ottenibile solo con l'uguaglianza della partecipazione alle cariche politiche. In vista di questo, nella riunione del 6 febbraio 1370 si stabilì di sostituire l'antica divisione in cinque porte con una che prevedesse una divisione in tre sole parti, dette appunto terzieri. Terzieri che sono isolati a San Paolino, a San Martino e a San Salvatore, e poi all'interno di ogni terziere ci sono i gonfaloni, quattro gonfaloni per ognuno dei tre terzieri. Nel terziere di San Paolino abbiamo i gonfaloni Serena, Luna, Granchio e Falcone. Nel terziere di San Salvatore abbiamo i gonfaloni Sole, Corona, Gallo e Rosa, e nel terziere di San Martino abbiamo i gonfaloni Ruota, Pappagallo, Cavallo e Stella, quindi la divisione in tre terzieri e in dodici gonfaloni. Intanto abbiamo visto anche questa ulteriore serie di tiri. Siamo alla decima coppia che vedrà il tiro dal pancaccio sinistro, Madonna Simona degli Stefani, l'associazione Contrade di San Paolino, e dal pancaccio destro Messer Marco degli Di Sisto, del terziere di San Martino della Compagnia dei Balestrieri. Siamo in questo momento a circa un terzo dei balestrieri che hanno tirato. Il corneo, l'abbiamo visto, comincia a essere abbastanza pieno, ma non completamente, diciamo, c'è una parte ancora libera.
Bene, abbiamo visto anche la decima coppia. La undicesima vedrà protagonisti dal pancaccio sinistro Messer Pier Adolfo degli Bartoletti, del terziere di San Martino della Compagnia dei Balestrieri, e dal pancaccio destro Messer Paolo degli Gianni dell'Associazione Contrade di San Paolino. Mentre vediamo ancora la fase di disinfezione del pancacci, ricordo che nella storia di Lucca le varie epidemie che si sono seguite nel tempo hanno avuto caratteristiche e risposte sostanzialmente analoghe. Rileggendo per esempio quello che veniva scritto relativamente all'epidemia di peste gialla del 1804, si trova scritto: si deve vietare l'accesso e l'ingresso di tutte le persone o cose provenienti dalla città di Livorno, dove c'era appunto l'inizio dell'epidemia, e si formi un forte cordone armato di tutti i punti limitrofi al paese infetto, ed è necessario che ogni infrazione sia punita con pene capitali, anche la fucilazione, perché la malizia umana non renda inefficace la volontà delle leggi. Si eleggano abili e provi cittadini per l'espurgazione e la custodia delle merci e il controllo delle lettere imbustate. Si proibisca l'immigrazione sotto pena capitale ai magistrati, parroci, medici, chirurghi, notai, levatrici e balie, come tutte le altre persone che il governo può credere essere utili nelle circostanze. È necessario l'incendio e una più lunga quarantena o spurgo di tutte le vesti, panni, biancherie dei contagiosi o di quelli trasportati dai paesi infetti o sospetti, così via. Insomma, erano regole molto, molto rigide, ma troviamo anche cose molto simili, a parte ovviamente quelle eccessive, tipo le pene capitali, a quanto oggi è imposto di fronte a questa situazione. Allora, vediamo questa nuova coppia. Le due frecce sono arrivate pressoché contemporaneamente. E allora è il momento di andare alla dodicesima coppia, che vede protagonisti dal pancaccio sinistro Messer Marco degli Purqueddo, del terziere di San Paolino, della Compagnia dei Balestrieri, e dal pancaccio destro Messer Stefano degli Zambon, del terziere di San Martino, sempre della Compagnia dei Balestrieri. Siamo alla dodicesima coppia. È interessante ricordare, lo diciamo all'inizio della serata, che Lucca ha il regolamento di tiro in assoluto più antico in Europa. Risale al 26 giugno 1443 l'Ordo Probalistari, che è il documento su cui si basano i balestrieri di Lucca, che sono stati accolti nel 1972 nella Federazione Italiana dei Balestrieri, che all'epoca comprendeva altre quattro città. Il regolamento lucchese è stato quello più antico, riconosciuto appunto dalle altre città. Era un regolamento diverso rispetto a quello che poi è diventata la tradizione in questi 50 anni di storia della Compagnia dei Balestrieri, regolamento che indicava intanto la distanza di tiro di 120 passi lucchesi, circa 89 metri, il luogo della sfida, che all'epoca era prevalentemente il cortile del Palazzo Pubblico, oggi cortile degli Svizzeri, mentre è rimasta sostanzialmente uguale, come abbiamo detto, la brocca installata su una ruota e il fatto che ogni concorrente deve tirare una sola volta usando una freccia, una propria freccia, su cui deve scrivere il proprio nome, freccia che quindi deve essere verretta, riconoscibile.
Gli esercizi di tiro poi si svolgevano in tutto il territorio della Repubblica, proprio con bandi dei vicari che indicavano le date, le modalità dei tiri, i luoghi e anche i premi, ma anche le multe per chi non partecipava. Allora, andiamo avanti. Finita la tredicesima coppia, vede protagonista dal pancaccio sinistro Messer Giovanni del Litoraldo dell'Associazione Contrade di San Paolino e dal pancaccio destro Messer Giacomo Dellibini dell'Associazione Contrade di San Paolino. Ecco anche questa quattordicesima coppia che va al tiro dal pancaccio sinistro, Messer Manolo degli Deranieri del terziere di San Martino della Compagnia Balestrieri e dal pancaccio destro Messer Nicola degli Lucchetti del terziere di San Martino della Compagnia dei Balestrieri. Con la coppia che va al tiro fra poco, siamo praticamente a metà. Dei 53 balestrieri che partecipano a questa 46esima edizione del Palio in onore del patrono San Paolino. Vediamo le berrette con i colori che devono appunto renderle riconoscibili anche da lontano e poi ognuna porta anche il nome del balestriere.
passata anche questa 14ª coppia. La 15ª avrà per protagonisti Messer Luca degli Viviani, dell'Associazione Contrade di San Paolino dal pancaccio sinistro, e Messer Oscar degli Bianchini della terziere di San Martino della Compagnia dei Balestieri. Intanto ancora vedete la fase di preparazione dei pancacci. Eccoci alla... quindicesima coppia di 27 per un totale di 53 balestieri, che ricordo sono 25 dell'Associazione Contrade di San Paolino, 8 del terziere di San Paolino della Compagnia dei Balestieri, 12 del terziere di San Martino della Compagnia dei Balestieri, 8 del terziere di San Salvatore della Compagnia dei Balestieri. La berretta ha toccato, ma ha rimbalzato in parte. Vediamo la seconda. Questa è abbastanza verso il centro del corniolo. Abbiamo la 16ª coppia al tiro. Vedrà protagonisti Messer Antonio degli Corsini, del terziere di San Paolino della Compagnia dei Balestieri, dal pancaccio sinistro, e Messer Massimo degli Baldocchi, del terziere di San Martino, sempre della Compagnia dei Balestieri, dal pancaccio destro. Siamo alla 16ª coppia di balestieri di 27 complessive. Andiamo alla 17ª coppia
vanno al tiro dal pancaccio sinistro Madonna Azzurra del Ciccone, l'Associazione Contrade di San Paolino, dal pancaccio destro Messer Daniele degli Vitale del terziere di San Martino della Compagnia dei Balestrieri. Siamo alla 18ª coppia, vanno al tiro dal pancaccio sinistro Messer Matteo degli Consani del terziere di San Martino della Compagnia dei Balestrieri, dal pancaccio destro Messer Fabrizio degli Gaggioli dell'Associazione Contrade di San Paolino. Anche la 18ª coppia è andata, ora è la volta dal pancaccio sinistro di Messer Francesco degli Bellandi del terziere di San Salvatore della Compagnia Balestrieri e dal pancaccio destro di Madonna Simona degli Torlai del terziere di San Paolino della Compagnia dei Balestrieri. Siamo a quota 19, 19esimo coppia di 27. Allora, mentre stanno preparandosi al tiro, abbiamo detto la 19ª coppia, ricordo che Noi TV sta trasmettendo
la 46esima edizione del Palio della Balestra in onore del patrono San Paolino, edizione 2020, un'edizione particolare, senza pubblico dentro la zona, senza possibilità appunto di fare come negli anni passati delle zone sia di tribuna che di platea. Ci sono comunque spettatori all'esterno delle transenne, mantenendo abbastanza distanziamento e soprattutto con l'uso delle mascherine, che segnano chiaramente questa fase di pandemia da virus SARS-CoV-2. E questa è la 19esima coppia di balestrieri che vanno al tiro, di 27 coppie. Abbiamo visto anche questa serie di tiri, andiamo alla 20esima coppia. Dal pancaccio sinistro andrà al tiro Messer Gabriele degli Carmassi, del terziere di San Martino, della Compagnia dei Balestrieri. Dal pancaccio destro Messer Filippo degli Rossi, dell'Associazione Contrade di San Paolino. Intanto ci sta raggiungendo il sindaco. Sindaco, un'edizione storica sicuramente, senza pubblico e segnata dalle mascherine e ovviamente da questo timore della pandemia che non è ancora superata, speriamo lo sia quanto prima. I tempi sono questi, purtroppo, e l'attenzione che dobbiamo prestare è un'attenzione grande, perché dobbiamo rispettare alcune regole fondamentali, perché la possibilità di una recrudescenza dell'infezione dipende da noi, dipende esattamente da noi. Ora sappiamo che il virus non cammina con le sue gambe, non le ha, ha le nostre gambe, a noi stessi che ci muoviamo. Se lo facciamo in modo imprudente non faremo altro che dare possibilità di una nuova recrudescenza che dobbiamo in tutti i modi evitare. Siamo riusciti, e io ringrazio tutti gli organizzatori, siamo riusciti ugualmente a mettere in campo la manifestazione di stasera. È un bel segno, perché è il segno di una continuità di vita, di una ripresa della vita ordinaria. Queste sono manifestazioni che appartengono alla nostra storia, che hanno segnato la nostra storia e la identificano, per cui ci fa piacere che ci sia non l'interruzione, ma ci sia stata una continuità, pur nelle modalità che stasera vediamo, e mi pare che sia una bella gara. Siamo già arrivati oltre la metà, vedo che il Corniolo è pieno, quindi segno che c'è stata una bella preparazione e che si è andati a un grande risultato. Del resto, i nostri balestrieri sono sempre stati tra i primi in Italia, quindi la tradizione continua e continua ai più alti livelli. Ringrazio ancora tutti per ciò che hanno fatto, per aver consentito col pubblico che deve stare ai margini, purtroppo siamo abituati a avere ben altro pubblico, però dobbiamo adattarci ai tempi e questo è già un segno positivo comunque del tempo. Grazie ancora. Grazie sindaco. Allora andiamo a vedere la 21esima coppia che va al tiro. Dal pancaccio sinistro Messer Paolo degli Italiani, del terziere di San Paolino, e dal pancaccio destro Messer Tommaso degli Lodovici, dell'Associazione Contrade di San Paolino. In effetti, come diceva il sindaco, è stato un anno particolare. Il fatto di essere presenti in piazza comunque e di avere avuto la possibilità di dare continuità, è un palio che chiaramente nella storia che abbiamo detto anche prima, quella antica, ha attraversato
altre epidemie, altre pandemie, dalla peste a altre che nel tempo hanno addirittura cambiato le sorti della vita, no? Come abbiamo visto anche in maniera pesante, perché è stato sufficiente nel 1805 un'epidemia che in realtà ha toccato di febbre gialla, ha toccato soltanto Livorno nel 1804, che sono state date regole, come abbiamo detto prima, molto, molto rigide, sostanzialmente identiche a quelle di oggi. Probabilmente la differenza è che all'epoca c'erano pene molto più gravi e c'erano però anche le stesse appelli, erano state abolite, come è stato per un periodo anche in questo 2020, celebrazioni religiose, processioni, celebrazioni appunto nelle chiese, proprio per evitare il contagio. Allora, andiamo avanti ancora, siamo alla 22esima coppia che vede protagonisti Messer Francesco Delli Finelli dell'Associazione Contrade di San Paolino dal Pancaccio Sinistro e Messer Andrea Delli Baccelli, anche lui dell'Associazione Contrade di San Paolino dal Pancaccio Destro. Siamo alla 22esima coppia di 27, quindi ci stiamo avvicinando verso la fine dei tiri. Ricordiamolo, stiamo vedendo ora in diretta su Noi TV che ogni volta, prima di ogni tiro, viene ripulito e vengono ripuliti i due pancacci proprio per liberare le parti che possono essere venute a contatto. Quindi sono molto rigide le regole che vengono rispettate in questo palio. Abbiamo visto addirittura anche nello scambio di bandiere che è stato limitato veramente, addirittura soppresso da parte degli sbandieratori della Compagnia dei Balestrieri. Palio che è segnato ovviamente dalla presenza delle mascherine e dall'assenza dentro la zona di Piazzale Arrigoni del pubblico, che è rimasto invece ai lati fuori dalle transenne, mantenendo un distanziamento che, come giustamente ha detto il sindaco, in questo momento deve vederci tutti responsabili, perché possiamo evitare un ritorno, ma chiaramente sta a noi essere attenti. Vorrei anche ricordare che Lucca ha un primato nelle vaccinazioni, le ha adottate fin dall'inizio, e questo ha permesso, primi in Italia, di portare alla limitazione di malattie, appunto il vaccino, il vaiolo in particolare all'epoca, sia del vaccino che inizialmente era quello umano, quindi con il pus dei malati di vaiolo da uomo, fino a che poi è stato fatto all'inizio del Settecento il vero vaccino, quindi preso dal vaiolo bovino, che ha permesso di limitare anche effetti collaterali, è diventato la soluzione perché il vaiolo è stato eradicato, cioè in questo momento non esiste più nel mondo, salvo qualche laboratorio che lo tiene giusto per eventuali riprese future, che ci auguriamo che non ci saranno, ma col vaiolo anche altre malattie. Allora, Corniolo si sta riempiendo sempre più, qualche freccia è caduta e qualcun'altra si è rotta per strada. Anche qui c'è stato siamo alla 24esima coppia, che vede al tiro dal pancaccio sinistro Messer Mauro degli Tolomei dell'Associazione Contrade di San Paolino, dal pancaccio destro Messer Giuseppe degli Dal Poggetto del terziere di San Salvatore della Compagnia dei Balestrieri. Un po' di pubblico che vediamo. Ricordo la diretta di Noi TV, che era una tradizione anche degli anni passati, quest'anno assume una importanza, no, ulteriore, diretta che in questo momento consente alle persone di seguirci, ma che ci consentirà anche di rivedere il palio, come già quello degli anni passati, attraverso YouTube sul canale di Noi TV. Certo, la collaborazione del Pro Music, che ha fatto l'audio in piazza e anche parte del video,
che quindi ci consente di avere una ricchezza di immagini enorme, anche molto belle le immagini suggestive con i colori che vengono usati come illuminazione della piazza. Sindaco, visto che è ancora qua, i prossimi appuntamenti di questo periodo, da qui a settembre, che cosa state mettendo in campo come comune, sia sul fronte dell'aiuto eventualmente alla ripartenza, sia su quello delle manifestazioni più tipiche? Penso al settembre, si è parlato in questi giorni comunque di un'edizione dei comics per quanto limitata. Ci saranno attività legate al teatro, naturalmente, attività che si svolgeranno in piazza, perché anche i concerti, l'attività concertistica non può altro avvenire che in piazza in questo momento, ma riusciremo a fare delle cose, credo, interessanti. Purtroppo la interruzione del Summer Festival è stata una perdita significativa per la città di Lucca. I comics sono un segno anche questo di ripresa, sebbene la manifestazione possa avvenire solo in forma limitata rispetto ai numeri del passato. Non certo si potranno attendere 500-600.000 persone o 360.000 biglietti venduti. Le cose quest'anno saranno molto diverse, ovviamente, però il fatto che la manifestazione comunque ci sia è il segno di una volontà di permanere sulla scena da parte di Lucca Comics and Games, che ha raggiunto livelli di carattere mondiale. E poi l'incontro con le attività economiche, perché dobbiamo sempre di più fare in modo che l'economia riprenda. Vedo che c'è una lenta ripresa del turismo, qualcuno sta tornando, vedo delle famiglie anche di stranieri che stanno tornando, e questo è un segno per la seconda metà dell'anno. La prima metà è stata disastrosa, la seconda metà mi auguro che lo sia di meno, per consentire di prendere fiato a un'economia che ha caratteri di complessità, soprattutto quella legata al commercio, quella legata ai servizi, quella legata alle certe forme di artigianato, eccetera. Quindi tutto questo per noi è di grande significato, insieme appunto alle manifestazioni culturali. E ripeto, il mondo della cultura e delle manifestazioni culturali ha molto sofferto finora. Allora, proseguiamo. Siamo nella fase ovviamente di sistemazione dei due pancacci. Dovrebbe avere completato il tiro Messer Matteo del Litoraldo e Madonna Fabrizia degli Masini. Era la coppia numero 23, la 24esima vede protagonisti Messer Mauro degli Tolomei dell'Associazione Contraria di San Paolino e Messer Giuseppe degli Dal Poggetto del Terziario di San Salvatore della Compagnia dei Balestrieri. Fra le tante pandemie del passato è interessante ricordare anche la peste, quella del Manzoni del 1630. E ricordo che anche un personaggio di Lucca, che sicuramente è leggendario, quale Lucita Manzi, in realtà non è morta come racconta la leggenda, ma nel cocchio infuocato, ma purtroppo di peste. All'epoca era una malattia che colpiva, come purtroppo ha colpito questa pandemia, che in alcuni paesi, soprattutto quelli meno ricchi, sta creando ancora veramente grandi dolori, grandi sofferenze e molti lutti. Questo richiede, come giustamente ricordava il sindaco poco fa, attenzione, perché non è finita. Sono ancora piccoli numeri, sembra, ma comunque anche oggi
rispetto a ieri, quindi oggi 12 luglio, abbiamo un aumento di un'unità in terapia intensiva, vuol dire che ci si ammala ancora, si va ancora in ospedale e ahimè si va ancora in terapia intensiva. Questo, per quanto piccoli numeri, vuol dire che non siamo fuori e quindi l'attenzione deve essere veramente massima. D'altra parte abbiamo imparato che un po' di distanziamento, un po' di igiene anche semplice delle mani, un po' di precauzioni, che vogliono dire la mascherina, che non è niente di clamoroso, possono veramente limitare la diffusione del virus. Allora, continuiamo. Abbiamo Messer Antonino Dell'Illino, dell'Associazione Contrada di San Paolino, e Messer Roberto Dellibellandi, del Terziario di San Salvatore, della Compagnia Balestrieri. Quindi sono, manca tre, via. E abbiamo completato il 25esimo, la 26esima coppia avrà per protagonisti Madonna Valentina dell'Infatiguoso, dell'Associazione Contrada di San Paolino, che va al tiro dal pancaccio sinistro, e Messer Giovanni degli Lombardi, del Terziario di San Salvatore, dal pancaccio destro. Ed è la penultima coppia al tiro in questa 46esima edizione del Palio in onore di San Paolino. Anche rispetto alla tradizione, il palio di questa sera si è un po' allungato come orari, ma era inevitabile proprio per rispettare le regole che sono state date ai fini di limitare possibili contagi, quindi siamo un po' fuori da quelli che erano gli orari tipici in questa fase. Allora, posiziona la berretta anche Madonna Valentina dell'Infatiguoso e siamo alla 26esima coppia al tiro.
Bene, siamo all'ultimo coppia che va a pancaccio sinistro, Madonna Barbara dell'Icera Somma, del terziere di San Paolino, della Compagnia Balestrieri, e dal pancaccio destro Messer Lorenzo degli Raffaelli, del terziere di San Salvatore, della Compagnia dei Balestrieri. Sono gli ultimi due balestrieri al tiro, 53 i balestrieri che hanno partecipato a questa 46esima edizione del Palio in onore di San Paolino. Ricordo, 25 fanno parte dell'Associazione Contrade di San Paolino, 8 del terziere di San Paolino della Compagnia Balestrieri, 12 del terziere di San Martino della Compagnia Balestrieri, 8 del terziere di San Salvatore della Compagnia Balestrieri. Ricordo anche che fra poco avremo di nuovo in campo le esibizioni dei musici e sbandieratori della Compagnia Balestrieri, di sbandieratori e musici Città di Lucca, Associazione Sant'Anna in Piaggia, e dei musici delle contrade di San Paolino. Saranno circa 20 minuti fra musica e esibizioni degli sbandieratori, in attesa poi di avere i risultati e la premiazione delle 4 migliori verrette con i relativi balestrieri. Ecco, questa ultima verretta ha creato un po' di cambiamenti sicuramente nel Corniolo, e questa era l'ultima serie di tiri, quindi ora è il momento di andare avanti. Si alzano le luci della piazza per consentire intanto ai maestri d'armi di andare a staccare il Corniolo. E in piazza entrano ora i musici e gli sbandieratori della Compagnia dei Balestrieri, dell'Associazione Contrade di San Paolino e del Bandieratori e Musici Città di Lucca. Ecco i tamburi. Come tradizione il Corniolo viene portato in giro sulla piazza, anche se il pubblico questa volta è limitato, il tempo di fare alcune foto e ovviamente di prendere attraverso la telecamera, in modo da permettere anche ai telespettatori di vedere più da vicino come è andato il tiro. Ecco il Corniolo proprio da vicino. Vediamo che alcune verrette sono ben messe nella parte centrale, altre sono nella parte esterna della ruota. Intanto completato lo schieramento dei musici e sbandieratori della Compagnia Balestrieri, ora ecco i musici del Contrade di San Paolino entrare in piazza.
Ecco, completato lo schieramento, ci saranno esibizioni dei musici della Compagnia Balestrieri e della Contrada di San Paolino. Iniziano proprio i musici delle Contrade di San Paolino con un'esibizione di alcuni minuti. Thank you.
E questi sono i musici dell'Associazione Contrade di San Paolino, che si riposizionano e ora è la volta dei musici sbandieratori della Compagnia dei Balestrieri. Iniziando con questo singolo. E ora una figura dei musici della Compagnia dei Balestrieri. Thank you.
De Balestieri con la bomba. Centro della piazza, ufficiale di custodia, il capitano del popolo, il cavaliere di giustizia e il rullo dei tamburi. Si avvicinerà il momento della premiazione anche con la presenza delle autorità che consegneranno il palio al 4 balestieri migliori. Il palio che è andato al gruppo vincitore. Il capitano del popolo,
giustizia lungo il tavolo che c'è anche oltre la piazza, e quindi si va a leggere la parola a Messer Francesco del Vicese, ufficiale di custodia della Repubblica di Lucca. Per parte et comandamento degli magnifici signori, signori anziani e messer gonfaloniere di giustizia della nobile e potente Repubblica de Lucca, oggi, die decimo secondo, dello mese settimo, dell'anno di nostro Signore Gesù Cristo, ventesimo duemillesimo, fatto solenne giuramento affinché né dolo né irregolarità alcune siano state commesse dagli giudici e da nessun'altra persona, noi, Messer Francesco degli Cesari, ufficiale di custodia della Repubblica de Lucca, decretiamo che nello 46° palio delle baliste in onore dello Santo Paolino è risultato essere quarto et meliore Madonna diletta degli Deni dell'Associazione Contrada di San Paolino, premi all'architetto Marchi dell'amministrazione comunale di Lucca. Meliore Messer Giuseppe Delidal Poggetto della Compagnia Balestrieri di Lucca, premio al dottor Giorgio Serafini, presidente della Compagnia Balestrieri. Secondo et migliore, Messer Lorenzo Deli Coppi dell'Associazione Contrade San Paolino, premio al dottor Stefano Rebianti, assessore del Comune di Lucca. Primo et meliore su tutti, Messer Francesco Deli Bianchini dell'Associazione Contrade di San Paolino, premia il signor sindaco del Comune di Lucca, dottor Alessandro Tambellini. Da gloria a Lucca e lo Santo Paolino, patrono di tutte le genti nostre. E con la premiazione si conclude questo 46° palio in onore del patrono di Lucca, San Paolino. Ricordo rapidamente, primo Messer Francesco Deli Bianchini della
contrade di San Paolino, secondo Messer Lorenzo Delli Coppi, anche lui dell'associazione contrade di San Paolino, terzo Messer Giuseppe dell'Idal Poggetto del terziere di San Salvatore della Compagnia Balestieri, quarto Madonna Diletta dell'Idemi dell'associazione contrade di San Paolino. È il momento delle foto ricordo e ovviamente delle conclusioni di questo palio con i festeggiamenti per i vincitori, ben 3 su 4 dell'associazione contrade di San Paolino. Da notare che il primo è stato nella quinta coppia che ha tirato, il secondo premio Messer Lorenzo Delli Coppi della seconda coppia, e quindi i posti abbastanza di vantaggio sono quelli appunto di chi va per primo al tiro, e quindi l'estrazione è importante. Saluto tutto il pubblico che ci ha seguito sulle frequenze di Noi TV e che potrà anche seguirci nei prossimi giorni sul canale YouTube di Noi TV. Signore e signori, la più cordiale buonasera.